Ciao a tutti giovani, sono Mario G10 e bentornati e benvenuti in questo nuovissimo video vlog qua sul mio canale. E allora ragazzi, vi sto facendo questo post partita appena tornato dallo stadio per quella che secondo me è stata una delle partite, se non proprio la partita meglio giocata e più bella finora in campionato del Trapani. E il Trapani che vince 2-0 contro il Lamezia Terme. Dai ragazzi, una bellissima vittoria, il Trapani che si porta a 22 punti e che momentaneamente col pareggio della Cavese col Sant'Agata e con la vittoria dell'Licata con il Troina è nono, appunto a 22 punti, con il Licata ottavo a 24 e il Santa Maria Cilento settimo a 26 punti. Una partita ragazzi veramente emozionante, molto bella, c'era un sacco di gente allo stadio, soprattutto in curva, credo sia stata una delle volte assieme a contro la Cavese, se non proprio la volta, nella quale c'è stata più gente in curva. È stata veramente una partita bellissima, ma parliamo un po' del racconto. Il primo tempo è stato giocato molto bene dal Trapani, e anche se comunque ci siamo mangiati molti gol davanti alla porta, non abbiamo approfittato molto bene delle occasioni che diciamo Lamezia ci ha servito. Poi dopo 5 minuti più o meno dall'inizio c'è stato un gol a porta vuota praticamente sbagliato da Lamezia che ci ha graziati, dove praticamente c'è stato un cross dalla zona laterale del campo, Cultralo che è uscito prendendo la palla, però così che è uscito, poi la palla col pugno l'ha spazzata e è arrivata addosso a un giocatore della Mezza che l'ha tirata a porta vuota, fortunatamente fuori a parecchia distanza dal palo di destra. Poi c'è stato un rigore guadagnato da Lupo, che è stato un elemento fondamentale del Trapani in questa magnifica vittoria per 2-0, che potevamo sicuramente vincere anche di più con 3-4 al massimo gol. E appunto Vito Lupo si è guadagnato questo calcio di rigore che ha battuto Russo, anche se io ragazzi lo dico da sempre, lo deve battere Musso i rigori, a parte che in campo non ci sia De Felice che è il rigorista della squadra. Se come è capitato con il Portici, De Felice era in campo e quindi era giusto che lo tirasse rigorista, ma in questo caso se il rigorista non c'è, per me i rigori li batte l'attaccante. E l'ha tirato l'attaccante proprio punta, l'ha tirato Russo che è un'ala, e il portiere ha indovinato l'angolo e Rastoterre l'ha parata facilmente. Dopodiché si è concluso il primo tempo sul risultato di 0-0 ed è iniziato il secondo. E il secondo tempo è stato un secondo tempo, mentre nel primo il Trapani ha spinto molto e Lamezia pure, nel secondo tempo invece ha spinto solo il Trapani, trovando il gol più o meno al 56esimo firmato da Vitale, nella quale c'è stato uno scambio sulla fascia, poi insomma Galfano si è entrato nella lunetta piccola della porta difesa dal portiere avversario lateralmente e l'ha messa in mezzo, e c'è stato poi al centro Vitale che l'ha spinta dentro la palla, e c'è stato appunto l'1-0 del Trapani, dove è esploso lo stadio perché veramente era un gol che il Trapani avrebbe già dovuto fare dal primo tempo. È stato veramente un gol bellissimo, poi Vitale ha fatto una capriola così, vabbè, e insomma è stato un gol veramente molto molto bello. Dopodiché il Trapani ha giocato una partita d'oro, veramente una partita senza parole, proprio bellissima, e poi soprattutto con i cori continui per tutta la partita della curva, e insomma sono stati dal 46esimo in poi attimi veramente bollenti, lo stadio veramente una bolgia, qualcosa di assurdo. E poi c'è stato il gol al 72esimo di
Stefano Russo, no, sì, Nicola, come si chiama? Che dico pure io Stefano, insomma, di Russo, ecco, uguale al gol di prima, solo che prima, insomma, come posso dire, il gol è avvenuto lateralmente nella parte dove ero io, mentre il secondo gol è arrivato sempre lateralmente, ma dalla parte opposta a dove ero io, stessa azione. L'ha messa al centro, solo che al posto di Vitale stavolta c'era Russo che l'ha messa dentro e poi è andata a esultare sotto la curva nord. Per il resto il Trapani ha dominato la partita, possesso palla un po' anche per consumare minuti, un po' per perdere tempo. E poi è entrato De Felice al posto di, se non sbaglio, Russo, è uscito anche Musso. È uscito appunto anche Musso e poi è uscito Russo ed è entrato Luca Pagliarulo negli ultimi proprio 10-5 minuti e poi la partita è finita con i 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro. Ragazzi, partita veramente molto bella, il Trapani che vince si porta, vi ripeto, a nona a 22 punti. E appunto il Lamezia invece che rimane seconda a 30 punti con la Cireale che ha scontrato il Paternò, adesso non mi ricordo se ha vinto o pareggiato, comunque se ha vinto si è portata a più 6 dall'Lamezia. Ragazzuoli belli, spero che questo video sia piaciuto, raccomando, se fosse così lasciate un bel mi piace ed iscrivetevi al canale. Noi ci rivediamo al prossimo video, ciao!